Mister, un altro esame importante contro una squadra che è imbattuta da 6 trasferte, difficile. Sulla carta proibitiva, perché numeri a parte hanno un complesso che gioca insieme da quasi 2 anni, quindi costruita con un certo criterio di gioco, e un allenatore che li fa giocare stupendamente, con assoluta qualità, e quindi ci troveremo di fronte a una squadra agguerrita, soprattutto perché viene anche da 2 pareggi interni, quindi vorranno riprendersi fuori casa quello che hanno perso in casa. Mister, prima di parlare della partita è inevitabile fare una domanda sulla notizia della settimana, insomma il suo rinnovo contrattuale che era nell'aria, era atteso, però vederlo formalizzato sicuramente ha tranquillizzato l'ambiente e ha dato anche una risposta su un argomento importante, insomma quello del presidente Cosentino, che probabilmente ha ritrovato anche stimoli e motivazioni, forse il merito è anche un po' suo, che dal suo arrivo sulla panchina giallorossa insomma ha tirato fuori la squadra da una situazione pericolosa, insomma adesso c'è anche più tranquillità per guardare al futuro. Grazie per i complimenti. Sicuramente dal mio arrivo, io l'avevo detto anche in tempi non sospetti, avevo visto il presidente molto determinato, molto, molto carico. Sicuramente gli ultimi risultati positivi probabilmente hanno anche agevolato questo percorso, e che poi si è certificato in settimana con il prolungamento, e che sicuramente poi partirà da giugno. Poi ci sarà un'idea di crescita costante nel biennio. Questo è l'obiettivo. Sicuramente questo in qualche modo insomma, sposta anche gli equilibri sulla costruzione del Catanzaro che verrà. Probabilmente non c'è nemmeno forse questo grande assillo di costruire fin da subito una squadra insomma, a gennaio, ma si può guardare anche adesso in prospettiva. Credo che si rifletterà anche sul mercato insomma, il suo rinnovo contrattuale. Sì, questa sicuramente è l'idea. E, però, a parte il futuro, è il momento anche di concentrarci sul presente, perché dobbiamo ottenere anche un obiettivo che è tutt'altro che scontato. E ci attende già da domani una partita contro un avversario tecnicamente sicuramente superiore a noi. Ciò non toglie che partiremo battuti, perché come abbiamo fatto finora cercheremo comunque di mettere in evidenza le nostre qualità. Tornando all'avversario di domenica, che cosa cambierà l'assenza di Gemmello in particolare nella fase di preparazione della gara? Cambierà poco, perché sappiamo che Iemmello è un giocatore, il capocannoniere del campionato, quindi si presenta da solo, però De Zerbi avrà avuto i suoi motivi, e sicuramente ci troveremo un altro avversario di assoluta qualità, quindi cambierà poco il fatto che non ci sia uno, ma ci sarà un altro, quindi probabilmente anche con caratteristiche un po' diverse, perché potremmo trovarci forse qualche giocatore brevilineo in più, quindi un altro giocatore con caratteristiche probabilmente un po' diverse, ma sicuramente qualitativamente sono sempre giocatori importanti. Mister, ci sarà Moi al centro della difesa? Moi si è allenato tutta la settimana, quindi non ha avvertito alcun problema, quindi non ci dovrebbero essere problemi. A centrocampo l'assenza di Maita è sicuramente un'assenza pesante, come pensa di sostituirlo? Siamo in tre, quindi saremo tre, non, dubbi non ne ho, e quando uno ha dubbi, meglio averne dubbi, ma in questo senso non ne abbiamo, quindi saremo tre. Sul nuovo arrivato, Garuffi, come pensa di utilizzarlo? E vedremo le sue caratteristiche, e sperando velocemente di integrarlo subito, come abbiamo fatto con gli altri nuovi arrivati, per far sì che riesca subito a dare il suo contributo. Verrà convocato Garuffi Sì, o no? sì, sì, sì. Quanto si soffre a giocare contro una squadra speculare che gioca nella stessa maniera? Ma proprio alla stessa maniera no, perché loro prediligono più che altro il palleggio, il possesso palla. Noi siamo più aggressivi, più arrembanti, sicuramente non abbiamo la loro qualità, loro forse non hanno quella velocità, quell'intensità, però. E sono giocatori veramente molto bravi, fanno del possesso, della qualità del gioco le loro prerogative principali, quindi ci aspetterà comunque una partita di sacrificio, e lo
lo sappiamo, dovremo colpirli al momento giusto, nel momento in cui loro verranno sicuramente con piglio autoritario di portare a casa i 3 punti, quindi cercheremo di approfittare dei loro eventuali errori che commetteranno quando si affacceranno nella nostra metà campo. Mister, si torna a giocare in casa dopo più di un mese, la squadra aspettava un po' questa occasione. Sì, è sempre bello tornare al Ceravolo perché abbiamo i nostri tifosi che ci sostengono, ci spingono e quindi i ragazzi sono vogliosi, determinati di comunque ben figurare al cospetto di un avversario di valore che come ogni domenica rappresenta per noi un motivo di confronto. Che cosa manca forse a livello di, non parlo di nomi specifici, ma di ruoli per diciamo completare la rosa quantomeno in questa fase? C'è da fare una valutazione delle sentenze che arriveranno poi la settimana prossima per valutare un altro profilo a centrocampo, direi che ne potremo necessitare in caso di squalifica di Giampà. A prescindere da questo, dalla Dirty Soccer, l'arrivo di Garufi preclude, qualora non dovessero arrivare, speriamo, cattive notizie dalla Dirty Soccer, preclude l'arrivo di Garufi l'arrivo di un altro giocatore o no? Io penso anche di no. Si può fare anche negli ultimi giorni di mercato potrebbero esserci anche delle occasioni importanti e propizie per andare comunque a migliorarci anche in caso di uno squalifico di Giampà. Perfetto.